Macerata si prepara ad ospitare Tipicità Evo, che si svolgerà dal 19 al 22 ottobre. La terza edizione del festival si apre al confronto internazionale percorrendo le traiettorie del gusto che dal Giappone arrivano a Macerata. 3 anni che Tipicità sta a Macerata, Tipicità Evo, e arriva con i prodotti, con la cucina del Giappone, ma quello che è importante è con i prodotti nostri, perché noi abbiamo dei prodotti magnifici che ci invidia tutto il mondo. È un festival internazionale, è un festival che permette a Macerata di aprirsi al mondo. È un festival che quest'anno fa entrare il Giappone, ma già abbiamo delle idee per l'anno prossimo, quindi siamo già proiettati ad una quarta edizione. Sicuramente è una grande occasione per la città, perché siamo anche nel portale nazionale del turismo, del Ministero del Turismo, e Tipicità Evo è veramente quello che Macerata si meritava. Ed è un festival, questo ci tengo a precisarlo, il primo festival di questa amministrazione nuovo targato centrodestra. Che cosa rappresenta questo festival per chi lavora a Macerata, per le aziende di Macerata e per i cittadini? Per l'azienda è un'opportunità, perché in questi 3 anni, come ho più volte sottolineato, noi non ci fermiamo alle giornate del festival, ma continuiamo durante tutto l'anno, dando loro delle opportunità, dando loro degli incontri, una crescita costante e una crescita che serve poi anche per il cittadino e per il turista. Evo sta per evoluzione e in questo caso si identifica con i nuovi linguaggi del cibo. L'evento 2023 porterà nel capoluogo tanti ospiti e volti noti che con workshop, seminari e degustazioni guideranno il pubblico verso scenari di futuro buono e sostenibile. Il cibo è un mezzo di comunicazione straordinario da sempre e noi esploriamo questi linguaggi. Quest'anno lo facciamo insieme a una realtà che è importantissima nel cibo, sia come alimentazione ma anche come gusto, ma soprattutto come mezzo di comunicazione, il Giappone, una realtà lontana ma molto vicina. Il Comune ha richiesto e ritenuto di organizzare qui un'altra, chiamiamola, costola di quello che è il brand ombrello di Tipicità. E chiaramente a Macerata, dove c'è un'università prestigiosa, centro di studi, polo culturale, non si poteva banalizzare il cibo, ma farne un'occasione di studio e di ricerca, senza trascurare però quello che è anche il ludico, lo svago e il piacere della tavola. Con l'università presente nei diversi incontri si parlerà di impresa, sostenibilità, di etica della sostenibilità nell'agricoltura locale e insieme si svilupperanno idee sul linguaggio del cibo. Tipicità cerca di valorizzare le ricchezze locali anche con un ottico verso fuori, verso un'apertura per internazionalizzare anche, perché è molto importante per valorizzare appunto quello che abbiamo nelle Marche, sapere anche promuovere fuori dalle Marche i nostri prodotti che sono in continua evoluzione. Insomma, è giusto poi in quest'ottica che l'università, che pure è un'eccellenza locale, che si proietta verso l'esterno, verso il mondo al di fuori dell'Italia, e sostiene questa causa. Noi siamo in diversi panel con diversi esperti, parleremo di impresa, parliamo di sostenibilità, questioni etiche per la sostenibilità dell'agricoltura locale, ma non solo, e cerchiamo insieme anche di sviluppare dei pensieri sul linguaggio del cibo, un linguaggio che va oltre i confini ed è un modo in cui possiamo comunicare col resto del mondo, come in questa edizione comunicheremo anche con il Giappone. Project partner di Tipicità, con cui condivide interessi di crescita e sviluppo del territorio, è Banco Marchigiano. Tipicità ha la caratteristica di giocare di squadra e quindi per una banca regionale come la nostra è molto importante avere un'attenzione particolare a tutti gli attori che sono in campo, quindi privati, imprese, enti, istituzioni, e quindi Tipicità da questo punto di vista ha la caratteristica di creare e di fare sinergia. Noi parteciperemo all'evento di Evo, che è un evento particolarmente importante, e parteciperemo anche con un apporto che viene dato dalla Cassa Centrale Banca, che è la nostra holding, e che verrà chiamata insieme a noi a fare un intervento specifico sui fondi che gli agricoltori possono reperire per il PNRR. Dall'agricoltura alla promozione per la Regione Marche, Tipicità è un volano per il territorio. Macerata sta alle Marche come le Marche stanno all'Italia. Sì, e anche Tipicità lo dimostra, perché quest'anno il sostegno di Regione Marche a questa intuizione che Angelo Serri ha avuto anni fa, che è stata veramente molto lungimirante,
quest'anno la regione sostiene tipicità ancora di più perché ne fa un volano per la informazione del PSR e quindi tipicità diventa anche occasione per la Regione Marche, grazie all'assessore Antonini, per dire e divulgare tutte le i sostegni, i bandi che la Regione sta facendo per fare dell'agricoltura un tema e una delle attività produttive più importanti. Stiamo investendo nell'agricoltura perché crediamo che sia una delle risorse importanti attraverso le quali la Regione può tornare a crescere. Gli appuntamenti di questa edizione 2023. Si parte con una preview di carattere tecnico, gli stati generali del turismo e dell'ospitalità di Confcommercio Marche Centrali. Si prosegue il venerdì con l'inaugurazione, quindi una giornata altamente tecnica con interventi importanti, con Banco Marchigiano che presenterà le opportunità del PNRR per le aziende agroalimentari, la stessa regione con l'assessore Andrea Maria Antonini che presenterà gli aspetti tecnici ma anche i percorsi del benessere e del buon vivere, e poi altri eventi a cavallo tra il tecnico, il ludico, le degustazioni o altro, fino alla domenica che è tipicamente di svago e che coinvolge molto anche il mondo dei bambini, sempre con il Giappone sullo sfondo. Special guest di questa edizione? Sono diversi sia di chef, a cominciare dai giapponesi. Il giapponese c'è Koba, una pop star che al Teatro Lauro Rossi farà un concerto, tra l'altro è l'autore di famose colonne sonore, tra cui quella dei Pokémon. Poi avremo dei giornalisti da Linea Verde Rai e poi tanti tanti altri special guest, perché tipicità è inclusiva, ma i veri protagonisti sono le associazioni di Macerata che rendono, collaborando in squadra, grande questa iniziativa.